Matteo, descriviamo questa favola di Natale. Un autogol, poi una settimana in cui ritrovi la vicinanza dei tifosi, il gol, poi un'altra settimana in cui le tue ginocchia scricchiolano e dal non gio dover giocare, entrare in campo, fare una doppietta e far vincere insieme al gruppo questa partita molto importante. Sì, no, no, era importante questa vittoria perché abbiamo dimostrato la nostra forza in campo, anche con qualche ritocco abbiamo dimostrato a tutti che siamo capaci. Poi io ringrazio anche l'osteopata Francesco che mi ha rimesso in piedi questa settimana, abbiamo fatto un ottimo lavoro, quindi sono contento di poter aiutare la mia squadra. Una squadra matura l'ha definita con l'Antuono. Una squadra matura, sì, grazie a lui perché ci dà tanto. Lo ascoltiamo tutti i giorni, ogni allenamento, come ho detto, e siamo molto contenti di averlo. Certo che avere come rincalzi dei giovani così promettenti e poi uno in squadra come Brienza deve far coraggio. E certo, abbiamo dei giovani che si allenano ogni giorno con noi, quindi sanno cosa fare anche loro. Che emozione fare una doppietta qui al San Nicola. Beh, è sempre bello vincere soprattutto a San Nicola perché con questi tifosi è una cosa spettacolare. C'è stato un momento della partita in cui pensavate di veder sfumare questo risultato positivo? E beh, sì, perché non abbiamo mollato, abbiamo dato tutti qualcosa in più, magari un 10% in più tutti e l'abbiamo portato a casa e è quello che ha chiesto il mister. Sei contento in vista di Ascoli di poter trovare questa situazione fisica che anche, diciamo, se non stai al massimo, però fedele c'è sempre. Sì, combattiamo ogni giorno per essere al massimo e per ogni partita dimostrare che siamo una squadra forte.